Ci siamo? Bene. Mi vedete, mi sentite? Datemi un cenno. Ok, perfetto. Bene, buonasera a tutti. Bentornati alla seconda puntata di Rottamatori. Vi ringrazio per la settimana scorsa perché mi ha seguito. Ho ricevuto molti feedback positivi. Soprattutto tanti di voi mi hanno detto che le cose di cui ho parlato sono interessanti. Spero di farlo anche questa sera. Facciamo un passo indietro, facciamo un riassunto della puntata precedente, velocemente per chi non c'era. Abbiamo parlato di banche, abbiamo parlato di come è possibile, attraverso le normative, difendersi dallo strapotere delle banche. Abbiamo fatto un excursus su quello che è successo negli ultimi 10 anni in Italia, ma nel mondo. Abbiamo visto che molti imprenditori sono stati messi in difficoltà dal sistema bancario che ha chiuso i rubinetti e non ha più dato credito a chi fino all'allora era abituato ad avere credito alle banche, perché una caratteristica del sistema imprenditoriale italiano è di avere aziende poco capitalizzate e quindi che necessitano dell'apporto dei finanziamenti del sistema bancario. Mi è stato detto che non ho presentato bene il mio libro, lo faccio subito in apertura. Eccolo qui, tutto quello che vi dico è racchiuso in questo libro che è uscito in dicembre di 2017, Liberati dai debiti e riparti pulito, tutti i trucchi legali, e ci tengo a specificarlo, tutti i trucchi legali per almeno difendersi dallo strapotere bancario, dallo strapotere tributario e dalle finanziarie. Di cosa parliamo stasera? Continuiamo il discorso bancario, parliamo di una cosa che ho lasciato in sospeso la settimana scorsa, avevo fatto un accenno su Banca d'Italia. Ok? Il perché succedono determinate cose, qualcuno me l'ha chiesto, mi ha chiesto, ma Banca d'Italia, che dovrebbe essere il controllore, perché permette che succedano certe cose? Torno un attimino indietro di 2 o 3 secoli. Henry Ford, famosissimo industriale americano, diceva che è un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del sistema bancario e monetario, perché se ciò accadesse scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. Quindi è già tutto racchiuso in questa frase, quello che è il nostro sistema, quello che noi non riusciamo a capire ed è meglio che non capiamo perché altrimenti non saremmo così tranquilli. Banca d'Italia, dicevamo. Io quando ho fatto ragioneria, molti anni fa ormai, avevo studiato che Banca d'Italia era un istituto, una banca di Stato, la banca centrale. E lo credevo anche fino a 10 anni fa, quando invece ho scoperto che non è più così. Non è più così da quando? Beh, da quando un giornale, e questo giornale addirittura è Famiglia Cristiana, nel 2004 ha scoperto che l'azionariato di Banca d'Italia non era più di maggioranza pubblica. Okay? Ha pubblicato questo articolo, ne è venuto fuori un putiferio e poi non è che siano cambiate le cose, è stato cambiato lo statuto di Banca d'Italia che fino ad allora prevedeva che fosse un istituto a prevalenza, a maggioranza pubblica, a maggioranza statale. Oggi l'azionariato di Banca d'Italia è per qualcosa di più del 5% in mano allo Stato, attraverso INPS e INAIL, e per quasi il 95% in mano a, indovinate chi? Le banche. Cioè, controllore è di proprietà del controllato. E quindi immaginate voi
se Banca d'Italia può essere un controllore serio. Mi pare che tra Unicredit e Banca d'Intesa abbiano quasi loro due solo il 50%. Ok? Poi ci chiediamo come possono succedere cose come Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, per parlare quelle della mia zona, ma le banche toscane, le banche del Marche, Monte Paschi, e per andare indietro negli anni, bond argentini, la scalata dell'Unipol, in cui addirittura è stato condannato il governatore di Banca d'Italia del tempo. Quindi il sistema è inutile nasconderlo ed è inutile combatterlo, perché, come dicevo la settimana scorsa, ci si farebbe solo del male. Okay? Il sistema è un sistema malato. Le banche popolari avevano fino all'altro giorno, ma alcune lo sono ancora, okay? Un sistema di rivalutazione delle azioni che era dato dal consiglio di amministrazione. Erano loro che decidevano quanto valeva la loro azione. Nessuno si è chiesto negli anni, negli ultimi 10 anni, in cui tutte le azioni delle altre banche, che erano SPA piuttosto che le azioni delle aziende, avevano avuto una flessione importante, nessuno si è chiesto, prima di tutto Banca d'Italia, nessuno si è chiesto come mai le azioni delle banche popolari continuavano a crescere. E tutti i risparmiatori venivano convinti dai direttori, piuttosto che dagli impiegati delle banche, a investire in quelle azioni che tanto continuano a crescere. C'è voluta la Banca Centrale Europea, che ci ha messo il naso anni fa per capire che i bilanci erano quasi palesemente falsi, e qui abbiamo avuto quello che abbiamo avuto. Solo nel Veneto si parla di una ventina di miliardi di euro spariti, bruciati. Okay? E finché li brucia il grande industriale, magari ci sta anche, tanto ne ha a bizzeffe. Ma la maggior parte di quelli che li hanno bruciati sono magari persone che sono andate in pensione e hanno investito lì la loro liquidazione. Aziende piccole o grandi che hanno dovuto sottoscrivere le azioni in cambio dei finanziamenti. Ok? Un disastro che non ha ancora avuto gli effetti veri. Quelli li vedremo solo nei prossimi mesi, perché il vero effetto sarà quello della richiesta da parte delle banche del rientro degli affidamenti su cui erano, che erano garantiti da quelle azioni, che adesso non ci sono più. Quindi Banca d'Italia, come dicevamo, banca ufficialmente, se guardiamo nel sito, c'è scritto ancora banca di diritto pubblico, ma non lo è più dal 2006, quando è stato cambiato lo statuto, è diventata una banca privata, di cui proprietari sono le banche. Quindi la Banca d'Italia, che dovrebbe fare un'azione di controllo sulle banche, è di proprietà delle banche. È come l'arbitro che giocasse con una delle due squadre in campo, addirittura con tutte e due. A dire la verità, qualche volta succede, ma non ne parliamo, questo non vorrei fare arrabbiare Antonio, che ci sta guardando, e ha una domanda addirittura. Se mai si dovesse tornare a una moneta del Stato, passeremmo da essere in mano alla BCE ad arrivare ad essere proprietari di un paio di banche private. Beh, Antonio, non sono un esperto monetarista, ok? Io credo, non voglio sbilanciarmi, non vorrei creare casini politici, che non si possa più tornare a una moneta di Stato, ok? Anche se si potrebbe regolare meglio la moneta che c'è adesso. In ogni caso, sì, adesso essere controllati dalla BCE, per quanto poco, ci dà un po' più di garanzia, non fosse altro che la BCE è controllata dai tedeschi. I tedeschi sono abbastanza
rigidi e quadrati quando non si parla di loro, e quindi maggior controllo avremo. Se dovessimo, come dici tu, a dover emettere moneta noi, sì, dovremmo emettere moneta e saremmo comunque di proprietà di un paio di banche private, le due più grosse che abbiamo in Italia. Ok, quindi questa è la Banca d'Italia, Banca d'Italia che con il suo mancato controllo ha creato in questi ultimi 10 anni seri problemi soprattutto al tessuto imprenditoriale italiano. Si è visto chiudere i rubinetti da un giorno all'altro e mettere in crisi veramente, veramente tante, tante, tante aziende. Ok? Banca d'Italia che oltretutto dovrebbe effettuare controlli anche su delle altre aziende, società finanziarie, e che invece non lo fa, o perlomeno fa finta di non farlo. Sto parlando delle società finanziarie. Nel nostro lavoro, nel mio lavoro, mi trovo ogni giorno a vedere persone che sono piene di debiti. La maggior parte di loro, oltre ad avere debiti con le banche e i debiti con Equitalia, di cui parleremo in un'altra puntata più approfonditamente, troviamo debiti con quelle che io le chiamo le tre sorelle, perché ci sono sempre e tutte e tre insieme, Compass, Agos e Findomestic. In questo periodo le vediamo spesso anche in televisione perché ne fanno una pubblicità molto, molto importante. Cosa sono queste società finanziarie? Sono delle società di emanazione bancaria, perché gli azionisti di queste società sono banche, che rilasciano dei prestiti, ok, che le banche normali, chiamiamole così, non potrebbero rilasciare. Vi faccio un esempio che così ci capiamo bene. Se uno ha una busta paga e va in banca, ok, chiede un prestito, la banca può rilasciare un prestito, ma ha dei limiti proprio posti dal regolamento di Banca d'Italia, che è il rapporto rata-reddito della famiglia non deve superare il 33%, arriviamo qualche volta al 40% se magari ci sono garanzie, eccetera. Ed è una cosa saggia, cioè ti do sì un prestito, però non posso dartelo e far sì che tu resti impiccato e non lo puoi rimborsare. Perché siamo chiari, l'obiettivo della banca è che tu il tuo prestito lo paghi regolarmente, in modo che lei continua a percepire il rimborso del capitale, ma soprattutto gli interessi. Allora, cosa succede? Cosa è successo? Cosa è successo in questi anni? Lo vediamo quotidianamente. La famiglia che contrae il mutuo per comprarsi la casa, questa benedetta casa sogno di tutti gli italiani, ok, che attraverso il mutuo paghiamo ovviamente il doppio, contrae il mutuo. Va tutto bene perché la rata del mutuo è sotto del 40% rispetto al reddito familiare, e poi capita un imprevisto. Capita che uno dei due perde il lavoro. Uno dei due vada in cassa integrazione, quindi abbia una riduzione, o magari tutti e due, perché magari se lavorano tutti e due alla Fiat, vanno in cassa integrazione tutti e due. Non riescono più a pagare la rata, o perlomeno il peso della rata sul bilancio familiare diventa importante, e essendo brava gente, perché la maggior parte delle persone che io incontro è brava gente, okay, si preoccupa di trovare altre fonti di reddito per poter pagare questa rata. In banca vanno, ma la banca non gli finanzia più, perché la banca non li può più finanziare, proprio perché questo rapporto rata-reddito è già stato raggiunto. Però il direttore gli consiglia di andare magari alla Compass. Ok? Va fuori dalla banca, va nel negozio della Compass vicino, gli chiedono la busta paga. L'unico controllo che fanno è vedere se è un buon pagatore, ed essendo una brava persona, vige il dovere, finora ha sempre pagato regolarmente, quindi
è un bravo appagatore, per quanto risulta al CRIF, e quindi gli danno un finanziamento. Finanziamento che le famiglie usano generalmente per pagare le rate alle tratte del mutuo, magari per comprare qualcosa che gli serve a casa, e questa felicità, questa idea di aver risolto il problema dura pochi mesi. Poi ci ritroviamo allo stesso punto di partenza. Non riusciamo più. Abbiamo la rata del mutuo, abbiamo anche la rata della finanziaria. Teniamo conto che le finanziarie applicano tassi che possono arrivare, senza essere in usura, possono arrivare anche al 24%. Ok, quindi abbiamo un indebitamento che si incancrenisce, e la soluzione che la maggior parte delle persone vede è di andare a richiedere un altro prestito, un'altra finanziaria. Okay. E allora vanno dall'Agos. Agos gli chiede una busta paga, non controllano se hanno altri debiti, anzi, controllano solo se ci sono rate non pagate, e rilasciano il finanziamento. E così via, a ciclo continuo, quasi finché non si raggiunge il limite di non ritorno. Cioè, non si raggiunge. Io ho trovato famiglie con 2.000 euro di entrate e 2.000 euro di rate. Un carabiniere con 2.000 euro di stipendio, 1.850 euro di rate. Okay. Si arriva a un punto in cui si blocca tutto il meccanismo, proprio perché queste finanziarie non controllano se queste persone sono già indebitate, controllano solo se ci sia una busta paga. E lo fanno anche male, perché mi è capitato di trovare persone che sono riuscite a falsificare la busta paga pur di farsi dare ancora finanziamenti. Il loro obiettivo è erogare, tanto prima o dopo in qualche modo loro rientrano. Okay. Quali sono queste finanziarie? Come ho detto, io le più conosciute le chiamo le tre sorelle, perché le trovo in quasi tutti gli incontri con i miei clienti. Stiamo parlando di Compass, che è di proprietà di Mediobanca. Stiamo parlando di Agos, che è di proprietà di Crédit Agricole e Banca Popolare di Milano, Gruppo Banca Popolare di Milano. Stiamo parlando di Findomestic, che è di proprietà di BNP Paribas. Stiamo parlando di Consumit, che è di proprietà del Monte Paschi di Siena. Quindi, tutte società di emanazione bancaria che servono alle banche per erogare finanziamenti quando non lo possono più fare loro di persona, perché andrebbero a scontrarsi con i regolamenti. Quindi, cosa succede nella maggior parte delle volte? Che le persone a un certo punto non riescono più a pagare le rate. Ok? Anche perché altro strumento che queste società finanziarie usano è la carta revolving, una carta di credito che ti dà l'idea di poter spendere i soldi, perché la puoi rimborsare a rate. Okay? E ogni mese tu rimborsi a rate e ritorni a poter usare il plafond che avevi a disposizione. Beh, pensate che ho trovato un cliente nostro, a cui stiamo facendo una pratica appunto di esdebitamento, che aveva 11 carte di credito revolving. 11, cioè andava in giro col pacchetto di carte così legato con elastico, ogni mese tirava fuori i 100, i 200, i 300 euro da ogni carta, e ogni mese, quando gli arrivava la pensione, andava a depositare e a chiudere i buchi di queste carte. Quindi un circolo vizioso che poi si concretizza in devastazioni per le famiglie. Ok? Devastazioni per le famiglie perché nel momento in cui tu smetti di pagare le rate, inizia l'operazione di recupero delle rate non pagate. E qui ne vediamo di tutti i colori. Ok? Quindi, come ci si può difendere?
dalle società finanziarie il metodo migliore per difendersi è non averne a che fare, restarne lontani, perché nel momento in cui si entra in contatto è come entrare in contatto con le macchinette dei bar piuttosto che con il poker o un gioco d'azzardo. Non ne puoi più fare a meno, entri in un circolo vizioso che ti porta ad arrivare a un indebitamento superiore a quello che hai tu come entrata. Ok, però ripeto, queste società finanziarie hanno avuto uno sviluppo in Italia a partire dagli anni 80, okay? Ma negli ultimi anni, proprio per effetto della crisi economica in cui molte persone hanno perso il lavoro, molte persone hanno avuto problemi con le banche, hanno avuto uno sviluppo pazzesco. Quindi società finanziarie che hanno erogato miliardi di euro, già sapendo che molta parte di questi miliardi non li avrebbero recuperati. Tanto, con i tassi che applicano, loro il loro guadagno l'hanno già avuto. Come difendersi? Allora, vediamo come procedono, vediamo che modus operandi hanno queste società finanziarie. Nel momento in cui tu smetti di pagare una rata, iniziano a chiamarti, ma in maniera proprio asfissiante. Chiamano anche 5-6 volte al giorno, mandano messaggi anche nei giorni di festa, chiamano il tuo datore di lavoro. Mi è capitato una mia cliente, che infermiera, che è stata chiamata, hanno chiamato il caposala del pronto soccorso dove lei lavorava. Ok? Quindi iniziano un'operazione di sfinimento psicologico, okay, con varie minacce, dopo vedremo quali usano più frequentemente, che manda in tilt la persona che per sfinimento va a cercare i modi possibili per riuscire a pagare. Quando una persona non riesce a pagare e si rendono conto che su quella persona è inutile continuare a insistere, vendono il credito. O perlomeno prima lo danno in gestione a una società di recupero credito, che ricomincia la solfa delle chiamate, degli appostamenti fuori di casa, lettere minatorie, lettere false, ok? Poi ne parliamo. Quindi iniziano proprio a recuperare il recupero crediti e generalmente se ne passano due o tre. Okay? Io ho visto debiti che sono stati passati di società in società anche tre o quattro volte, finché non arriva magari la società che si occupa proprio di fare le azioni, perché se il cliente ha qualcosa su cui attaccarsi, tipo uno stipendio, tipo una proprietà, tipo un'auto, tipo una qualche proprietà, succede che si attaccano a quello e allora pignorano lo stipendio piuttosto che si presentano a cosa per pignorare delle proprietà. Quali sono le minacce che usano più spesso al telefono? Se non paghi ti sbattiamo fuori di casa. È la più gettonata, è la più usata, anche perché è quella che fa più effetto nei confronti delle persone, che appunto stiamo parlando di italiani. Perdere la casa è il terrore più grande che un italiano abbia. Okay? Precisiamo che lo possono fare, perché uno può pignorare una casa anche per debiti di 2, 3, 4, 5, 10 mila euro. Non c'è un limite quantitativo per cui un privato, sto parlando di privati, ti possa pignorare la casa. E quindi loro minacciano questo. C'è da dire una cosa però, generalmente non lo fanno. Primo, perché se tutto va bene la casa è già ipotecata dal mutuo. Okay. Se tutto va bene la casa ha già un'altra ipoteca anche di Equitalia. Quindi è assurdo che per recuperare 10 o 20 mila euro, perché di queste cifre stiamo parlando, una società inizi a fare un'esecuzione immobiliare dove avrebbe solo delle spese, già sicura di non rientrare di neanche una lira.
però la usano perché sanno che è il tasto dolente dell'italiano, è la leva più forte per terrorizzare le persone, quindi ci sbattiamo fuori di casa. Oppure veniamo lì e le pignoriamo la cucina, le pignoriamo i mobili. Ecco, mettiamo per facciamo un inciso anche su questo. Ci sono dei beni che sono impignorabili. La cucina, ok, è un bene impignorabile. La camera è un bene impignorabile, quindi non lo possono fare ed è giusto saperlo, ed è giusto saperlo per essere consapevoli che non lo possono fare. È successo a un mio cliente, un ragazzo che aveva provato ad aprire un bar e gli era andata male l'operazione, si è trovato ad avere dei debiti anche con la finanziaria, il quale funzionario si è presentato a casa dei genitori e ha iniziato, per terrorizzarli, ad attaccargli dei fogli di pignoramento sul frigo piuttosto che sul mobile della cucina, piuttosto. Questa è stata una gravissima violazione da parte di quel funzionario, perché non lo possono fare. Ah, perché il debitore non era la mamma del ragazzo, ma era il ragazzo. B, perché sono dei beni impignorabili e di sicuro lui lo sapeva. Altro metodo che usano, fuori legge totalmente, è telefonare a terzi, telefonare al vicino di casa per chiedergli se ci ha visti, piuttosto per sapere gli orari in cui torniamo a casa, e anche questa è una violazione impressionante di quello che è la legge, perché siamo chiari, hanno un regolamento da seguire, hanno delle leggi da seguire, per cui devono sottostare a determinate regole. Non possono chiamarmi a casa il sabato o la domenica. Non possono chiamarmi a casa alle 9 di sera. Ci sono degli orari, ok? Mi sembra che vadano dalle 8 alle 8, dalle 8 alle 7 di sera, ok? Ci sono degli atteggiamenti che possono tenere e degli atteggiamenti che non possono tenere. Devono presentarsi, devono avere un numero, un tesserino identificativo, devono avere soprattutto un codice rilasciato dal Ministero per cui sono autorizzati a fare il recupero crediti. Quindi, se avete problemi con i recuperi crediti, fategli vedere che sapete come devono comportarsi. Quindi anche al telefono siate chiari, mi dica il suo nome e cognome, mi dica il suo numero di identificazione, mi dica il numero di autorizzazione da parte del Ministero. Vedete che già iniziano a ma io ma non volevo, ma qua. Se poi gli dite che la terza chiamata si può già configurare il reato di stalking, vedrete che saranno molto più cauti nel chiamare, nell'insultare, perché vanno giù pesanti. Okay. Un'altra delle minacce usate spesso è ti segnaliamo come cattivo pagatore alla centrale rischi. A parte il fatto che se sono indietro con le rate, sono già segnalato alla centrale rischi. Ed è un bene che una persona venga segnalata al centrale dei rischi. Io dico per fortuna sei segnalato al centrale dei rischi. Così ti viene la malaugurata idea di andare a chiedere prestiti ancora, ti passa la voglia perché non lo puoi fare. È un problema che nel momento in cui si mette in moto è difficile fermarlo. Io ancora adesso ho gente che pensa di risolvere i suoi problemi di indebitamento andando a chiedere a fare ulteriori debiti. Okay? Gente che ha 100.000 euro di cartelle Equitalia da pagare e va a chiedere in banca un mutuo per pagare le cartelle. Oppure ha delle finanziarie da pagare indietro con le rate e va a chiedere ancora soldi per pagare. È la cosa più sbagliata che si possa fare. È un circolo vizioso che non ha fine, ci porta alla saturazione e quindi ci porta alla disperazione. Potrei raccontarvi mille storie,
di motivazioni per cui la gente si è indebitata. Ripeto, la maggior parte delle persone sono brave persone, per cui la maggior parte delle persone si sono indebitate per pagare dei debiti arretrati o perché hanno avuto problemi in famiglia, malattie di figli, malattie di parenti, o perché, come un ragazzo mio cliente, perché una sera è andato a casa e ha trovato la moglie morta. Si è trovato a gestire, oltre che il problema familiare, 4 figli, 5 non mi ricordo, anche il problema finanziario. La risposta della banca è stata ci dispiace ma sono affari tuoi, ok? E lui ha iniziato ad andare dalle finanziarie a chiedere prestiti finché si è incartato e non ce l'ha più fatta, okay? Quindi ripeto, difendersi dalle finanziarie si può. E si arriva a un momento in cui il momento giusto per iniziare a trattare con le finanziarie, perché la via migliore, come ho detto la volta scorsa, è non scappare, ma mettere in chiaro fin da subito che non si può più pagare e si vuole trovare una soluzione. Qual è la soluzione? La soluzione è quella di andare a trattare un rientro, anche perché la società finanziaria, se non ha niente a cui attaccarsi, okay, non gli resta che accontentarsi di quello che io ti offro. Quindi può essere un buon momento quello di andare a fare la famosa trattativa a saldo e straccio. Ascolta, tu ne avanti 10, non te li posso dare, non ho nulla, la casa è ipotecata dalla banca, lo stipendio è già... ho già la cessione del quinto con un'altra finanziaria, perché c'è anche la cessione del quinto di cui dobbiamo parlare, ok? Non ho nulla da offrirti e quindi non hai nulla da cui attaccarti per prenderti i tuoi soldi. Se invece di 10 te ne do 4, ti può star bene. Ecco, in quel momento, magari andando a puntare il dito su delle condizioni di tassi di interesse piuttosto che di spese, piuttosto che di clausole vessatorie, in quel momento le finanziarie cedono e molte volte, ci è successo anche la settimana scorsa, di ridurre i debiti anche del 60-70%. Okay. Ovviamente bisogna avere a disposizione qualcosa. Quindi è successo che il nostro cliente si è rifatti prestare, aveva un debito di 13.400 euro e con 5.000 ha chiuso tutta la sua posizione. Questa è la situazione che si crea quando si ha a che fare con i finanziari. A cosa bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti a chi ti promette miracoli, l'ho già detto anche l'altra volta, lo ripeterò in ogni puntata, ok? Nascono ogni sacrosanto giorno nuove aziende che si occupano di soluzioni di debiti. Okay? Cerchiamo di analizzare un po' e fare le pulci a queste aziende, perché avremo delle sorprese molto interessanti. Ieri, facendo un giro a controllare la concorrenza, ho trovato che una di queste aziende che si occupa di debiti, di finanziamenti, di soluzioni di finanziamenti, ha come oggetto sociale nella misura cameralale quella di montaggio e smontaggio e manutenzione di pannelli fotovoltaici. Quindi, passata la moda dei pannelli fotovoltaici, ci siamo inventati un altro business. Poi ci sono varie società che mettono in mostra nei loro siti le testimonianze di clienti. Ce n'è una addirittura nata il 15 di marzo di quest'anno che ha pubblicato 2 testimonianze risalenti a luglio dell'anno scorso. Quindi mi chiedo come avranno fatto ad avere clienti a luglio dell'anno scorso se sono nati a marzo di quest'anno. Ecco, facciamoci... Ci sono delle persone che si presentano dai clienti con il nostro nome. Okay, si spacciano per noi. Okay, noi abbiamo dotato tutti i nostri agenti di un tesserino di riconoscimento in modo che
le persone sappiano che sono le uniche autorizzate da noi a presentarsi ai clienti. Quindi in questo mondo, come in tutti i mondi in cui c'è gente che ha molto bisogno, nascono ogni giorno realtà serie, okay, che sanno cosa stanno facendo, sanno di cosa parlano, sono preparate, e in questo campo uno preparato lo vedi subito, e possono mostrare dei risultati reali e non finti, okay? Possono far vedere dei risultati che hanno ottenuto o hanno ottenuto i loro professionisti sul serio, e non appunto fotografie americane con FP piuttosto che GC, cioè le iniziali di qualcuno inventato. E poi che dire? E poi affidarsi appunto a professionisti del settore, persone che possono dichiarare risultati ottenuti e che non si nascondono o dietro falsi risultati o dietro addirittura sigle di associazioni di consumatori che poi alla fine abbiamo trovato fanno cose che sono orrende, proprio perché si nascondono dietro a quello che dovrebbe essere una associazione di tutela dei consumatori. Se ci sono domande, io sono qua pronto a rispondere. Chiedo alla regia se hanno domande da passarmi. Guardo qua sul computer, non vedo domande. Non lo so, direi che per questa sera è tutto. Vi ricordo ancora il mio libro in cui trovate tutte queste informazioni, Liberti dai debiti, riparti pulito. Lo trovate su Amazon, okay? Quindi basta digitare il mio nome o il titolo del libro, okay? E vi arriva direttamente a casa. E che dire, ci vediamo la settimana prossima. Di cosa parleremo? Parleremo della nostra beneamata Equitalia, oppure ex Equitalia, attualmente Agenzia delle Entrate Riscossione, e lì ne vedremo delle belle. Buonanotte a tutti, è stato un piacere e alla prossima.